Andiamo con la terza categoria che è... Il miglior supereroe! Il miglior supereroe. Mara, leggiamo le nomination. La prima nomination, i cosplayers. I cosplayers. Cosplayers sono persone che hanno la passione di vestirsi come i supereroi dei loro cartoons preferiti. La moda sta letteralmente dilagando in Oriente, in Giappone in particolare, ma comincia ad affacciarsi anche qui in Europa. La cosplayer più popolare al mondo è cino-americana e si chiama Yaya Han. In questi giorni Yaya Han è a Milano, ospite della rassegna Cartoomix 2007, dove ha attirato una grande folla di curiosi. E insomma, pare che anche da noi c'è tanta gente che vuole diventare cosplayer, ma perché? Ma chi glielo fa fare? Ma non hanno niente di meglio da fare, ma vadano a lavorare, va? Passiamo allo sport. Fammi ringraziare Giuliano Giubilei che si presta sempre a queste cose con grande spirito, noi non offenderemo mai i cosplayer. Chi ha vinto? And the winner is i cosplayers. Cosplayers! Grazie. Perché secondo noi dall'Academy non c'è niente di male a vestirsi come cartoni animati. Luca Giorato lo fa da molto prima dei giapponesi. Esaone! Senti, adesso ti devo presentare una persona particolare, straordinaria. Lei è la regina mondiale dei cosplayer. Lei è bella con pochi vestiti, ma ancora più bella con i vestiti degli altri. Yaya Han! Yaya Han! Ritira il premio! Yaya Han! That's for you. Okay. Thank you very much. Thank you. This is a great honor and I'm accepting this in the name of all cosplayers. Lo accetto a nome di tutti i cosplayers. Grazie mille. Bene, ragazzi, ringraziamo Yaya perché ha spostato un precedente impegno, doveva andare a cena con Ollie e Benji, invece lei è qui con noi. No, cos'è il cosplayer? No, esattamente per capire, io non, la filosofia dei cosplayer qual è? Well, cosplay derives from cosplayer deriva da costume and playing, e tutti i cosplayers sono i fan del manga, degli anime o storie di fantasy, e traggono ispirazione dai personaggi dai quali sono attratti, vogliono crearli e vogliono essere parte di questo mondo travestendosi proprio come i loro personaggi preferiti. Quindi c'è tanta passione, tanta creatività. I Pokémon, è vero che sono gay? È vero questo? Sì? Sì. Credo che alcuni di loro lo siano. Pazzesca questa perché roba. Perché io adoro Pikachu. Anche tu? Adoro. Ah, Pikachu è fantastico. Pensa che è gay. Pensa che è gay. Ma non è un problema. Anche lei. Qual è il personaggio, insomma, da cui ti sei trasvestita oggi? Io sono vestita da Lamu. È un personaggio dell'anime. In Italia è conosciuto come Lamu, anche se in inglese si dice Lam. È una principessa che viene dallo spazio. Quanto guadagna un cosplayer di successo? Ah, perché li pagano? Certo. Ah, sì. Actually, this is more of a hobby than a per loro è un hobby più che una professione. Attualmente in America non si trasforma questa passione in una professione. Ci sono tanti eventi, tante convention, lo faccio soltanto per moda. Lo fai per passione tu?
tu lo fai per passione? Sì, decisamente. Tu di lavoro cosa fai? Di tuo lavoro cosa fai? Al momento sono un costume designer freelance, per cui le persone possono chiedermi di indossare degli abiti. Io lo faccio per delle società o per dei privati, quindi indosso dei costumi. E fatturi, paghi la ritenuta, fatturi, paghi l'Empal. Naturalmente sì. Io l'anno prossimo dico a lei di farmi un vestito, gentilmente. Esatto, lei lo fa. E me lo indosso, io vinco, giusto? Cioè nel senso che non è il costume che vince, non il personaggio, giusto? Tutti lo potrebbero indossare, no? Mi sa che ci siamo infilati in un vicolo cieco. Andiamo a bere qualcosa, io mi vesto da brigella. Lei è venuta vestita così per fare un favore, ma mica ti ha chiesto dove vai tu, no? Scusa. Ma io non vado vestito così. Scusa, che ragionamento è? Ma scusa, ma cerchiamo di stare nel seminato. Scusa, sei sposata, sei fidanzata. La traduzione. Sì, sono fidanzata. Che personaggio è? Anche lui è un cosplayer. Che personaggio è? Candy. Your boyfriend, fidanzato. Scusa, Gene. Sì, dimmi, dai. Però non entra... Aspetta, che c'è la traduzione. Aspetta, c'era Adriano. No, scusa. La traduzione. Prima Evari. Madonna, come siamo confusi oggi. Sì, una roba. Veramente. Traduzione, dobbiamo dare il tempo alla traduttrice a parlarle. Ma la traduttrice... Ma cosa pensi che abbia tradotto quello che ha detto lei? Guarda che ha detto tutte robe a vanvera, di cos'è? No, volevo dire, nei travestimenti la donna fa la donna, l'uomo fa l'uomo. Sì. Lui vuole sempre puntualizzare queste cose. Sì. Vedi che sei antico. Sì. No, ragione, sì. Perché è vero, l'uomo si veste da un personaggio maschile. Go ahead. Yes. Sì, qualche volta scambiano, è molto comune che una ragazza si travesta da ragazzo e il contrario. Vabbè, ma quello anche da noi in Italia. Alcune volte è davvero molto strano, ma accade anche molto spesso. Anche in Parlamento, sì, certo, come no? Cosa voglio dire? A te fai una domanda, Tiglio, che così... A me piace moltissimo questo personaggio. A me piace molto. Dei personaggi dai vestiti si prende spunto per farli diventare dei cartoon? Credo di sì. Sì. Posso fare una domanda seria? No, aspetta, scusa. Aspetta, c'è la traduzione. La traduzione. Finora è successo il contrario, cioè sono i personaggi che hanno ispirato i cosplayer e non il contrario. Non ho mai sentito dire che sia accaduto il contrario. Però non è escluso che possa accadere. Naturalmente. una domanda seria, perché no, sembra che uno dica venga qui a dire cazzate, ma questi costumi si portano con la biancheria intima o senza? tu sei un infame, hai capito? Tu sei il vero infame. Io volevo farti una prova perché tu sei cinese. Grazie. No, è una prova. Allora, la prova è questa. Tu sai che in Cina c'è questa mania un po'... Ma è giapponese. Tu devi riconoscere qual è il prodotto italiano e tu devi... cioè, il clone cinese. Tu devi indovinare qual è l'originale. Allora, questa è la 500, una è italiana e una è il clone cinese. Qual è delle due? Italiano! Ma non avevo dubbi. Sì. Dai. Questa è italiana, perfetto, andiamo avanti. Scusa un attimo. Adesso la pizza margherita, quella è italiana e quella è cinese. Italiana, bravissima. Original. Vediamo poi. Una borsa di Prada. Quella è italiana e quella è cinese. Quella è cinese. Brava, grazie mille. Aia, sei stata fantastica. Un bacione.